Io sono una persona trans. Trans significa che quando ero molto piccolo, quando sono nato, i dottori e tutte le persone hanno deciso che, in base ai miei genitali, avrei dovuto avere una certa identità di genere. Questo non per tutte le persone è vero, e per quelle persone che hanno un'identità di genere che non corrisponde con quella che gli è stata assegnata, si parla di persone trans. E le persone trans possono avere tutti i tipi di corpi e possono decidere o no di fare un percorso di transizione. Io vorrei parlarvi della mia esperienza perché ho deciso di fare un percorso di transizione di genere per fare dei cambiamenti a livello del mio corpo che penso mi renderanno più tranquillo, calmo, felice. Vorrei parlarvi di questo, sapendo comunque che non è un'esperienza che è necessaria per definirsi trans, perché ci sono anche persone trans che non decidono di fare, o non decidono o non sentono il bisogno di fare transizione di genere. Io ho iniziato a informarmi, riguardo di come fare la transizione di genere qua a Messina a maggio dell'anno scorso, quindi non appena era passato il momento del lockdown per il Covid, non esattamente un momento perfetto. Comunque, sono riuscita ad avere il certificato di disforia di genere questo settembre e sto aspettando adesso, dopo alcuni problemi burocratici, di avere gli ormoni. Quando parlo di transizione di genere, intendo un insieme di operazioni chirurgiche o trattamenti ormonali che possono essere fatti secondo il volere della persona. Quando si parla di persone trans, si viene in mente qualcuno che, vuole fare una. Trattamento ormonale è un insieme di operazioni che lo porteranno ad assomigliare a persone del suo genere, però cisgender, ovvero quando io parlo di un uomo trans si immaginano persone che vogliono fare una operazione ai genitali e prendere gli ormoni che li renderanno molto simili, se non uguali, agli uomini cisgender, per come vengono intesi. In realtà questo non è necessario, o comunque non è per forza in questo modo, ovvero ci sono diversi tipi di transizione di genere. È possibile, per esempio, prendere semplicemente degli ormoni che cambiano il proprio aspetto fisico e non fare alcuna operazione, oppure è possibile fare delle operazioni senza prendere gli ormoni, o è possibile semplicemente fare il cambio del proprio nome e del proprio genere sui documenti senza fare operazioni o prendere trattamenti ormonali. Cos'è il certificato di cui parlavi? Allora, in Italia per iniziare qualsiasi tipo di trattamento che riguardi la transizione di genere serve questo certificato di disforia, ovvero un foglio, una relazione psicologica che generalmente nasce dopo delle sedute con psicologi e a volte anche psichiatri che certificano che tu soffri di quella che viene detta disforia di genere. Ovvero una sorta di fastidio, disagio nel vederti con determinate caratteristiche sessuali. E in Italia è fondamentale che ci sia questa certificazione per accedere a questi trattamenti. Se posso esprimere la mia opinione personale, è come se il modo per avere l'ok per queste operazioni e questi trattamenti fosse soltanto tramite la dimostrazione della sofferenza. Ovvero vedo molto spesso sia in televisione sia nei discorsi in generale con le persone che quando si parla di persone trans si tende a sottolineare molto la sofferenza che si presume queste persone provino e non parlare invece magari della felicità, della tranquillità che potrebbero avere in base a questi trattamenti o anche semplicemente rispettare il loro volere, insomma. Quindi non sono particolarmente d'accordo con la necessità di aver bisogno di andare da uno psichiatra e da uno psicologo obbligatoriamente per ricevere i trattamenti che si vogliono, soprattutto perché è abbastanza controproducente essere obbligati a fare psicoterapia, cioè dovrebbe essere proprio uno dei principi fondamentali il voler andare a farla e quindi farla. Se si è obbligati non funziona particolarmente. E poi di che tempi si parla? Questo primo percorso quanto tempo richiede? In Italia vengono utilizzati due diversi protocolli che sono diversi in base al tempo che ci si impiega. A Messina e a Genova si utilizzano i protocolli WPAT, che è un'associazione, l'acronimo sta per Associazione Mondiale di Professionisti per la Salute Transgender, e questi protocolli prevedono semplicemente un numero di sedute che serve per arrivare ad avere questa relazione di disforia di genere. Invece l'altro protocollo, che è quello che si utilizza nella maggior parte dei centri in Italia, è il protocollo ONIG, che prevede invece non una quantità di sedute, ma una quantità di tempo, ovvero tu vai in questo centro da 4 a 6 mesi minimo, e dopo questi 4-6 mesi, in base a quello che dice lo psicologo, la psicologa con cui sei seguito, da cui sei seguito, puoi avere la relazione o aspettare ancora che ti diano l'ok per avere la relazione. Ovviamente
tra i due io preferisco quello da WPAT, che è anche quello che per fortuna utilizziamo qua a Messina, perché è sicuramente più corto. Infatti io ho avuto la relazione in tempo Covid, che comunque allunga un po' i tempi, in 4-5 sedute fatte nell'arco di 2-3 mesi. Però comunque non credo che sia la soluzione migliore possibile. Ci sono associazioni di persone trans in Italia che si stanno battendo per avere il consenso informato, ovvero una situazione in cui tu semplicemente vieni messo al corrente di quali sono i rischi a fare determinati trattamenti, dici che sei d'accordo, sai quali sono e quindi puoi farli, senza aver bisogno di qualcuno che ti dica che puoi farlo o che non puoi farlo in base a test che vengono fatti. All'estero è anche così o ci sono differenze anche rispetto al territorio? Dipende dal territorio, anche all'estero. Credo che le differenze all'interno dei vari stati siano meno disomogenee rispetto a quelle italiane, che appunto in base al centro cambia il protocollo, però non sono molto informato su questo. In Italia è illegale mutilare organi sani, quindi per poter fare le operazioni è necessario avere un'udienza in un tribunale e l'ok di un giudice. Questo chiaramente, considerando i tempi della burocrazia italiana, allunga enormemente i tempi. Inoltre è molto problematico anche il fatto che spesso i giudici chiedono un CTU, ovvero un consulente tecnico d'ufficio, cioè qualcuno che quando il giudice non si sente abbastanza conoscente della materia interpella per capire qual è la decisione giusta. Questo accade in genere in vari processi, però nel caso del processo della transizione il giudice interpella uno psichiatra che può risottoporre l'individuo a dei test per accertarsi ulteriormente del fatto che sia la scelta giusta, insomma. Quindi la scelta non è più una scelta nelle mani dell'individuo, ma è praticamente qualcosa che viene concessa da parte di psichiatri, psicologi e giudice. E in Italia in realtà il percorso prevede quindi ormoni, poi operazioni e poi cambio di nome. Grazie a una sentenza della Cassazione del 2015 è possibile fare il cambio di documenti e di nome anche senza avere il cambio, senza aver fatto operazioni genitali. Prima invece era necessario sterilizzarsi e fare operazioni genitali per avere il cambio di nome. E inoltre ho sentito che ci sono anche casi di persone che riescono ad accedere alle operazioni senza avere fatto prima una terapia ormonale, cosa che è molto importante perché non tutte le persone vogliono passare dagli ormoni e quindi è fondamentale che ci siano anche possibilità alternative. Per quanto riguarda il cambio di documenti è molto importante perché oltre chiaramente a essere fondamentale avere i documenti con il nome che ti senti e non con un altro nome che non senti tuo, è molto importante dal punto di vista del coming out, perché fino al 2015 il cambio di documenti poteva essere fatto solo dopo la sterilizzazione e le operazioni genitali, e questo era un problema perché questo avveniva dopo anni che si era sotto terapia ormonale e dopo anni che era stata fatta la transizione sociale, ovvero il fare coming out con le persone che si conoscono, iniziare a utilizzare vestiti e aggettivi del genere che sia. E questo chiaramente porta a un coming out forzato, perché se io ho ancora i documenti, per esempio al femminile, ma ho la barba, devo per forza spiegare che cosa significa questo e perché io ho i documenti al femminile, e questo può portare anche a discriminazione nel caso in cui sia fatto con persone che non sono esperte. E diciamo che è più facile trovare persone che non siano esperte che il contrario, visto la totale assenza di educazione rispetto a questi temi. In realtà in Italia è possibile fare il cambio di nome senza ricorrere a un giudice nel momento in cui non si voglia fare anche il cambio di sesso sui documenti, soltanto che ci sono delle regole per cui il nome non può essere di un altro genere rispetto a quello che è stato assegnato alla nascita. Per esempio io, da persona che è stata assegnata la nascita al sesso femminile, potrei chiamarmi Giulia, anche se con difficoltà perché anche nel caso del cambio di nome il processo è molto lungo, però non potrei chiamarmi Giulio, per esempio, anche se sento come mio nome Giulio. Per quanto riguarda... A livello di tempistica, di cosa parliamo? Di che lasso di tempo parliamo? Dipende sempre dal tribunale. Quindi la cosa è molto molto soggettiva. Ho sentito persone che hanno avuto il cambio in 6 mesi, cioè all'inizio dei 6 mesi hanno iniziato a fare richiesta al tribunale e dopo 6 mesi l'hanno ottenuta, e persone che invece ci sono stati molti anni perché hanno avuto richiesta di CTU oppure rinvio dei processi, perché i processi non sono considerati come urgenti ovviamente e quindi vengono rinviati se è necessario che li si
rinvii, soprattutto durante questa pandemia. Innanzitutto non c'è un modo in cui trattare ogni singola persona trans, ma ognuno è diverso e la cosa più importante è rispettare quello che la persona ci sta dicendo, a prescindere da quanto ci sembri strano o mai sentito o magari abbiamo dubbi al riguardo. Per quanto riguarda il nome e il come rivolgerci alle persone trans, bisogna considerare che la maggior parte delle persone, alcune persone possono scegliere un nome che non sia quello che hanno sui documenti ed è importante rispettarlo e utilizzarlo, anche se appunto ancora non hanno i documenti, allo stesso modo in cui utilizziamo i nomi dei nostri amici che ci dicono che vogliono essere chiamati con un nome diverso da quello che hanno e sui documenti. Per quanto riguarda invece i pronomi, ovvero il modo in cui parliamo della persona trans, al maschile o al femminile o in altre forme ancora, è importante chiederlo. Considerare che inoltre non tutte le persone possono avere un'opinione molto forte al riguardo, ovvero essere sicuri di voler utilizzare soltanto un modo di parlare di sé, oppure che è possibile che alcune persone vogliano, per esempio, che ci si rivolga allora al maschile, però non avendo ancora fatto coming out con i genitori o con l'università, non vogliono che ci si rivolga al maschile con loro in quella determinata situazione. L'importante è sempre chiedere alla persona trans e rispettare quello che dice. Come trattare le persone trans, anche il non chiedergli che tipo di genitali hanno, oppure come si masturbano, oppure con chi fanno sesso, perché sono cose personali che se la persona vorrà dirci e condividere con noi lo farà, se no non lo farà. È importante considerare che se noi andassimo in giro a chiedere alla gente che tipo di genitali hai, sarebbe un pochettino molesta come cosa, quindi non dovremmo farlo neanche con le persone trans. Per quanto riguarda invece i cambiamenti che mi piacerebbe vedere nella società, sicuramente una nuova legge per la transizione di genere, perché l'unica legge che riguarda la transizione in Italia è dell'82, la 164 dell'82, quindi ha 40 anni quasi, e è molto binaria, ovvero considera soltanto determinati tipi di persone trans, persone che stanno facendo una transizione e vogliono essere riconosciute come donne e uomini e non tutte le altre persone, e inoltre anche tra di loro quelle che tendono a voler fare una transizione che li renda passabili per persone cisgender, ovvero vogliono essere guardati, essere riconosciuti come uomini e donne da qualsiasi persona, ma non è detto che questo sia il desiderio di tutte le persone trans. Inoltre sarebbe molto utile snellire il processo di cambio di documenti, che avviene soltanto dopo una lunga trafila di necessità burocratiche. Soprattutto sarebbe utile non dover più passare da un tribunale o un giudice per fare operazioni o per poter cambiare i propri documenti. Ma siamo in grado di quantificare a Messina quanto tempo serve? In realtà a Messina non ho notizie, anche perché dipende molto dal tribunale di residenza della persona e dal tipo di relazione che porta, quanto questa convinca i giudici. Perché è possibile che ci si sbrighi in pochissimo tempo, dove con pochissimo tempo intendo 6 mesi, per esempio, oppure è anche possibile che, dato che la procedura di cambio di sesso anagrafico non è considerata urgente, queste udienze vengano rimandate o si nomini un CTU, quindi si perde ulteriormente tempo a fare altre sedute psichiatriche e psicologiche. Ok, tu Salvo vuoi aggiungere qualcosa sui cambiamenti? Allora, io spero, mi auguro che arriveremo a breve a un vero e proprio riconoscimento di queste nostre soggettività, di cui appunto la soggettività transessuale è soltanto una, ma ce ne sono tante altre, sia in un contesto familiare dove appunto mi auguro che sia possibile prima o poi riuscire a fare coming out in maniera libera, senza dover appunto passare attraverso le varie peripezie personali. Mi auguro che, io penso che questo sia un processo che ovviamente deve passare per forza dall'istruzione e dal percorso educativo, solo che ancora qua c'è molto lavoro da fare, perché spesso noi incontriamo delle resistenze sia da parte dei genitori sia da parte delle dirigenze scolastiche varie, perché c'è ancora un forte tabù rispetto al trattamento di queste tematiche, ma è sicuramente una situazione deleteria, perché se noi riuscissimo a dare un esempio, diciamo, alle persone proprio a un livello proprio scolastico, un esempio proprio di alterità, di qualcosa che non è conforme a ciò che viene spesso considerato dai media, dalla società e dalle istituzioni in genere, sicuramente se noi riuscissimo ad entrare in quei contesti sarebbe molto più semplice fare questo lavoro.